Dunque, io volevo riallacciarmi ancora a una cosa che ha detto prima Lila, cioè al sole, perché è interessante come noi, già da ragazzi, proprio in questi happening, in queste diciamo riunioni, discussioni, si parlava, no? Di cosa c'è a Oriente. E in effetti cos'è che c'è a Oriente? C'è il sole, no? E il sole significa vedere, cioè a vedere la luce, no? Avere questa, ricevere questa luce, ricevere la vita, avere una nuova vita, eccetera. E guarda caso, i Veda significano proprio questo, no? Sono paragonati al sole, proprio perché vedere è il sole, ci fa vedere. Ma non è guardare, perché guardare significa guardare un oggetto, no? Esterno. Vedere significa vedere dentro di noi. Cioè dentro di noi significa vedere l'anima. Quindi questa luce che il sole rappresenta è la luce dell'anima. E questa luce dell'anima traspare dagli occhi. Perché se uno incontra una persona illuminata, un puro devoto, una persona che ha vissuto, no, delle esperienze spirituali, vede della luce nei suoi occhi, come noi quando ci incontriamo, ci guardiamo e vediamo la luce, no? Ci trasmettiamo dei sentimenti. Questi sentimenti si chiamano rasa, cioè è esattamente la nostra natura, cioè noi dentro siamo fatti di questi sentimenti. Ma quali sono? Chi li ha studiati questi sentimenti? Chi li ha elencati? Chi li ha analizzati? I Veda, proprio perché i Veda fanno vedere chi siamo, da dove veniamo, quali sono i nostri sentimenti. Ed è interessante notare, noi abbiamo pensato di fare questa mostra proprio sugli otto rasa, proprio perché pensiamo che oggi sia giusto parlare di questo, sia giusto e sia anche ora di parlare di questo, rivelare queste cose, perché nei Veda questa è la conoscenza più intima, più segreta. E però, siccome è apparso Chaitanya Mahaprabhu, che è un avatar di Krishna 500 anni fa, e ha detto espressamente che questo amore va portato a tutti, perché tutti sono qualificati a comprendere se stessi, comprendere questi sentimenti, la natura che ci impregna di noi stessi. E quindi abbiamo pensato di creare questa, abbiamo chiesto a 10 artisti, di creare dei quadri tratti dai Veda, di queste sezioni proprio della letteratura che parla del rasa, delle emozioni, dei sentimenti spirituali, di come la nostra anima si evolve, no? Si dipana nella natura in questo mondo, ma anche in un altro mondo, perché quello che noi viviamo ora qui potrebbe essere esattamente quello che noi viviamo là, nel mondo spirituale. Non può cambiare nulla, noi potremmo essere in qualunque posto. Se sappiamo la tatta, la verità sui nostri sentimenti, sulla nostra natura, noi abbiamo raggiunto lo scopo, abbiamo capito chi siamo, abbiamo capito chi è l'origine, abbiamo capito cosa serve la vita. Quindi questi otto rasa, che qui sono rappresentati dalle otto fasi della giornata di Krishna nel mondo spirituale, perché il mondo spirituale, come da noi, c'è l'alba, la mattina presto, mattino tardi, mezzogiorno, sempre basato sul sole, sullo scorrere del sole. Quando noi vediamo l'alba la mattina, ci alziamo e cosa proviamo? Disgusto. Perché proviamo disgusto? Perché dobbiamo andare a lavorare, dobbiamo sottostare a qualcuno che ci dà degli ordini, dobbiamo sudare, dobbiamo... E questo in realtà è un sentimento che però nel mondo spirituale è favorevole. È contrario di negativo, là è tutto favorevole, perché Radha e Krishna quando si svegliano al mattino sono disgustati, però hanno questo sentimento perché si devono lasciare, ognuno deve tornare ai propri casi, ai propri doveri. Quindi il mondo spirituale è semplicemente un riflesso esatto di quello che noi proviamo qua. Noi proviamo questi sentimenti perché là ci sono questi sentimenti, e così al mattino, al mezzogiorno, alla sera, la sera tardi, la notte, cioè si dipana questo ciclo infinito, no, del rasa, che poi è quello che noi in realtà siamo, no, come persone e anche come esseri. Il nostro scopo è proprio questo. E guardando indietro nel tempo, anche se sono 40 anni che io vado in India e che ho approfondito questo studio, vedo esattamente questo nel Parco Lambro, quelle generazioni lì. Tutti guardavano al sole, all'Oriente,
Perché? Perché loro volevano interiorizzare questa cosa, questa conoscenza, volevano farla propria per capire. Perché un viaggiatore, come anche una persona come diceva Lila, un ricercatore, è sempre alla ricerca, viaggia sempre. E quando viaggia guarda le stelle di notte, c'è la stella polare, e di giorno guarda il sole. No? Quindi questo è il motivo per cui abbiamo legato questa mostra anche al Parco Lando, perché c'è un nesso molto molto forte a quello che una volta i giovani spontaneamente provavano, sentivano e volevano cercare in se stessi. Tutto qua. Fortunato D'Amico, curatore della mostra. Don Don può avere tanti significati perché è stato costruito apposta, cioè ci possiamo vedere quello che si dice yin e yang, notte e giorno, ma soprattutto Don Don ci racconta il mondo delle diversità. Si parlava di cultura alternativa, ci racconta come possono stare insieme notte e giorno. Gong Gong, quando abbiamo dato questo titolo, per me voleva dire siamo tutti suonanti, cioè un gong che deriva qui vuol dire che sei proprio sballato, che era una delle frasi che si utilizzava proprio in quel 76. E, è bello capire che invece Gong Gong vuol dire anche ritorno a casa, pronunciato così, no? Vuol dire che questa è l'epoca del ritorno. Su questo bisticcio di situazioni che vanno dal materiale allo spirituale ci siamo addentrati in una non mostra, perché io infatti questo lo definirei un happening lungo 3 settimane, che vede una parte sotterranea, quindi chiamiamola interiore, sarà santificata, diciamo, a tutte quelle attività che riguardano lo spirito, e la parte superiore, che in questo caso è rappresentata da queste molte foto che trovate di Cristiano Vassalli sul Parco Lambro e sul Macondo di Mario Castellani, dove invece si parla del mondo della superficie, i parchi. Allora, in questo bisticcio di situazioni, in realtà c'è una grande convivenza, cioè si può convivere a lavorare con lo spirito e con la naturalità. In più questa mostra è nata anche dal fatto che in un periodo incredibilmente pieno di rivoluzioni, non ce ne siamo neanche accorti che il mondo è cambiato forse così in fretta, il mettere giù sul desktop queste fotografie, queste immagini, ci fa capire da dove veniamo. La società di oggi ha un grande problema, non ha più un'identità, non c'è più l'identità delle comunità, non c'è più, perché non ci sono le comunità, non c'è più una tradizione, non c'è più una storia, e sappiamo benissimo che un popolo che non rispetta la tradizione, la storia, non può proseguire per il futuro, ma una persona che non ha una storia è un ignorante, non è solo un ignorante, è anche un babbeo, perché noi viviamo perché la nostra memoria ci aiuta a tutti i giorni a rivelare altre cose e a costruire il futuro. Quindi questo non è sicuramente un momento di nostalgia, anzi, è un momento in cui il sistema globalizzato, come si chiama, ha progettato la cancellazione delle memorie, quindi la tradizione e la storia non hanno più senso. E quando tu cancelli la tradizione, cancelli la storia, cancelli anche la cultura. Quando cancelli la cultura, cancelli anche l'arte. Parco Lambro 76 è stato un momento particolare perché raduna in sé 10 anni di movimento, quello che veniva chiamato il movimento di tutto il mondo, tutte le idee scaturite in 10 anni, che partono dal movimento dei fiori, partono da Woodstock e arrivano ai giorni nostri. Tutte queste idee sfociano incredibilmente in questo momento di grandi contraddizioni. Chi sa di Parco Lambro sa che ci sono stati espropri popolari al supermercato di Via Feltre, la ruberia di Poli, un camioncino. Ecco, sono tutte cose che se dette così non hanno significato, cioè la questione femminista, quella degli omosessuali, quella dell'eroina. Però se tu le rimetti insieme queste storie ti fanno capire che il mondo era cambiato, che la società dei consumi stava già gridando che i suoi ultimi, diciamo, urletti, così faceva anche la popolazione, perché si passava ad un'altra epoca. Il boom economico aveva promesso benessere per tutti e il benessere non c'era stato.
e i giovani si lamentavano di questo, non credevano più che il consumismo potesse essere la mappa di miglioramento della propria vita. Parcolacro rappresenta non solo l'Italia ma nel mondo proprio questo vagito, diciamo, l'ultimo prima di spirare. Però questa cosa non sarebbe neanche da raccontare così, perché a Parcolacro nascono tante di quelle situazioni che oggi ci ritroviamo e sono poi intessute nel mondo dell'arte in maniera particolare, ma anche nella vita, come abbiamo visto prima, delle spiritualità diverse da quella cattolica. Ma molti messaggi di Percolambro, se li riguardate bene, sono quelli attuali. Oggi andremo a costruire una società sempre meno urbana, nonostante i grattacieli di Milano pare raccontino diversamente. Il mondo ci chiede di ritornare all'agricoltura in città, questo è il futuro immediato, per cui gli orti urbani ritorneranno, la vita nei parchi, così come avviene già in altri paesi, dovrà ritornare ad essere vissuta dai cittadini in modo diverso. E poi abbiamo anche un dovere che in qualche modo chi ha vissuto quegli anni deve portare avanti, e questo dovere è quello di trasmettere perlomeno una storia, perché senza la storia, l'abbiamo detto, non c'è un futuro, non ci può essere un futuro. E questa storia la vogliamo raccontare ai giovani di oggi. Infatti questo happening, oltre a raccogliere le foto di Parcolacro, mobili indiani e tutta la mostra di lì da sotto, ha come coniugazione artisti contemporanei, tra cui Manuel Felisi, Laura Zeni e Duilio Forte, che vedete qui, che sono, praticamente rappresentano questa testimonianza del passaggio della storia. Cito solo Manuel Felisi, che al tempo di Parcolacro era nella pancia della mamma, del suo papà, la Sistra Parcolacro, e questo sarebbe nato poi nel mese di settembre, e quindi Parcolacro si è vissuto anche lui nella pancia. E, è chiaro che si può raccontare con Gom anche ancora in un altro modo, e questo altro modo ci dice che probabilmente la storia oggi si rifà laddove la storia ha tentato di diventare storia. Cioè da quel momento, negli anni 70-76, si decide bruscamente di dare un taglio definitivo, perché entrando nell'epoca del postmoderno, un'epoca in cui l'industria va scemando sempre di più sino ai nostri giorni, non era più importante che padre, figlio, amici, parenti si raccontassero delle storie attraverso le canzoni, attraverso il suono. Non era neanche più importante che la gente si elevasse spiritualmente. Questo conflitto tra il cielo, che può essere letto come fatto astronomico o come anche fatto divino, proprio il bisticcio di Gong Gong, tornando a casa, oppure suonati e meditati, oppure tutto quello che volete. Ecco, bisogna imparare a scoprire quello che questa società ha perso incredibilmente a partire dagli anni 70. E allora è il momento di stare insieme, che è quello che oggi ci nega anche la tecnologia, perché tutte le tecnologie possono essere amiche, però le tecnologie possono essere anche dei grandi nemici. Il mondo oggi è tutto virtuale, buona parte dell'umanità esiste solo se è nel 3D, e vale a dire a una dimensione, come dice Marco Luso, del mondo digitale. Non esistono più neanche le città se non sono dentro i sistemi di Google, e invece questo non è vero. Voi sapete che oggi in qualsiasi momento sanno dove siamo, cioè noi se prendiamo il cellulare sappiamo immediatamente in che via l'abbiamo lasciato, perché con i moderni sistemi possiamo individuare tutto. Esistiamo solo se siamo un uomo a una dimensione. Allora questa manifestazione serve a scoprire che in realtà, oltre al mondo in 3D virtuale, esiste la realtà, e che quindi dobbiamo imparare ad incontrarci. Grazie. Bravo. Dovevamo far dire quattro concetti anche a Paolo Kaufmann, che sapremo. Praticamente potremmo dire tante cose su questa reunion, perché io la vivo un po' come così, vedendo anche l'età delle persone che sono qui, a parte qualche giovane, cioè siamo tutti abbastanza giovani. E quindi l'idea, ovviamente il Parcolacro è stata una cucina di esperienze che si possono sviluppare in tante direzioni. A me interessava soprattutto l'idea di ritrovarmi tra persone che hanno in qualche modo vissuto questa esperienza, e fare anche così, giocando, perché poi nella vita bisogna giocare, sennò la noia, la pressione di metro, la noia infinita.
su quello che eravamo e quelli che siamo. Quindi uno scambio, un'apertura, se possibile, non come il governo delle intese, ma un'apertura reale in modo che si possa in qualche modo esprimere nel sentire che cosa è successo. Io quando ho rivisto i miei amici dopo 35 anni a Siena, ho visto che c'erano dei cambiamenti. I cambiamenti più ovviamente visibili erano i cambiamenti epidemici, quelli esterni, ma poi vivendo con loro e continuando, ricominciando un po' l'attività del gruppo, mi sono accorto che ci sono stati anche dei cambiamenti di natura diversa. Quindi l'idea di ritrovarmi tra gente che ha vissuto quel sogno e che ha avuto ragione anche di essere deluso, perché in effetti il 76 specialmente è stato veramente, almeno per quanto mi riguarda, la goccia che ha fatto traboccare il vaso del credere nel movimento e di tante cose. E quindi sono contento di essere qui, sono contento che siamo venuti e spero che potremo trovare il tempo di raccontarci le storie della nostra vita che sono partite da quel periodo e sono arrivate alla realtà del presente. Così, giusto per giocare insieme e per fare un punto, anche se volete, sulla realtà del futuro, perché in fondo il Parco Lambro per noi, o per molti di noi, è stato il catalizzatore del nostro presente, e ricordatevi che il nostro presente poi creerà il nostro futuro. Quindi ci vediamo e vediamoci. Grazie.